Cari amici della Tribuna, buonasera e bentornati con il nostro consueto rotocalco settimanale. Una giornata importante, una giornata dedicata alle donne, l'8 marzo, ma sicuramente noi parleremo sicuramente di uomini. L'augurio va a tutte le donne, ma naturalmente il calcio trattato da noi è un calcio al maschile. Un calcio al maschile e un calcio di Serie D come consuetudine in questa stagione anomala. Ieri si è materializzato il 21esimo turno, un turno importante nel campionato di quarta serie, con le squadre che si sono rese protagoniste in campo, tutte e 18, perché per la terza domenica consecutiva non ci sono state defezioni. Come vedete dalle immagini dei risultati, grazie al nostro regista Peppe Maniscalco e all'aiuto regia Nunzio Araca, una giornata che ha visto 4 vittorie interne, 4 vittorie esterne ed un pareggio a reti bianche. Con 18 reti complessive siglate, il totale con quelli dei recuperi sale a 392, quindi siamo alla soglia dei 400 gol stagionali, ma ci sono delle gare ancora da recuperare. E continuano le grandi a far man bassa degli avversari in una giornata particolare, dove svilupperemo tantissimi temi e avremo anche la possibilità di colloquiare con più di un protagonista. Riflettori puntati certamente su uno dei campi più importanti per Blasone, ovvero il Tupparello di Acireale. La capolista ACR Messina rendeva visita alla formazione acese, che dopo la settimana scorsa con la sconfitta di Sant'Agata ha sollevato definitivamente dall'incarico il tecnico Peppe Pagana. È arrivato a De Sanso e sicuramente non è stato un buon esordio. Cosa è successo all'interno dei 90 minuti? Scopriamolo subito. Acireale, ACR Messina. Messina. Pozzo Bon che naturalmente da parte dei tifosi del Messina è stato giustamente preso nell'occhio del ciclone per qualche sua gesta. La Bardera sul versante di sinistra per Savonarola, le serie di finte, la rigore, il traversone, esce Caruso e fa sua la sfera. Vacca, quindi Cretella rinviene sul pallone, si allarga e viene servito da Bruno Cascione, l'appoggio su Carmine Cretella, quindi Addessi, sulla l'avversario, in rigore, entra Simone Addessi, l'appoggio per Foggia, si prepara alla contare alla conclusione, allarga su Cascione, traversone, errato direttamente a fondo campo, colpisce male la sfera Bruno Cascione. Suggerimento poi per Addessi col cambio gioco, sovrappone Cascione, si accentra Simone, va la conclusione, si allunga ed via in calcio d'angolo Mazzini, fronte di destra offensivo, dribblare l'avversario, il traversone, il colpo di destra di Vacca, si allunga ancora in angolo deviando Mazzini, a Liberta, 38esimo, palla tesa che spione, traversa, la palla resta lì, è libera ancora la retroguardia della Cireale, traversa clamorosa della Messina, quindi Arcidiacono centralmente su Vacca, il traversone per Addessi, il rigore, il controllo ancora Addessi, l'appoggio, Cretella, la palla deviata in calcio d'angolo, col palleggio ancora Foggia, prende campo Arcidiacono, la palla è per lui, il rigore un po' defilato, ancora Arcidiacono, serie di finte, si appoggia centralmente, a libertà la palla che termina di poco al lato, ci ha provato con il sinistro Domenico Aliberta, sfera che termina fuori dallo specchio della porta al primo minuto di recupero, quindi Demiro Pozzebon punta l'avversario al limite del rigore, Pozzebon, palla bloccata a terra dall'estremo Caruso. Entrati nel quinto minuto di gioco di questo secondo tempo, la battuta di Aliberta insidiosa, la palla spiove, ancora una volta il tiro al gol, la rete di Simone Addessi, Messina in vantaggio al quinto minuto di gioco, Acireale 0, Messina 1, sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Domenico Aliberta, la direzione in area di rigore da parte di Simone Addessi a bucale la rete avversaria di Mazzini al quinto di questo secondo tempo, la sblocca il Messina, Acireale 0, Messina 1, la rete di Simone Addessi al quinto di questo secondo tempo, ancora tre quarti campo all'avversaria, pensa al tiro, la finta, cerca di scaricarla, Addessi, e a Dribbi, che nel rigore, Addessi, ancora la palla che viene deviata in calcio d'angolo, provvidenzialmente da Orlando,
al microfono Francesco Costanzo che sta raccontando la città di Messina. Bello il suggerimento per Cretella, in area di rigore, Cretella chiude troppo e allarga la conclusione. Poteva essere una chance importante per il Messina. Cura la fine del match. Occhio alla palla scodellata in area di rigore, la deviazione con la sfera di poco al lato. Acireale vicinissimo alla marcatura con questo spiovente direttamente su calcio piazzato. La battuta di Ali Pertà, il colpo di testa di prima intenzione di Raffaele Bacca sul primo palo. E arriva in questo momento il triplice fischio arbitrale e game over ad Ace Galatea di Acireale. Il Messina sbanca la Acireale con la vittoria per 1-0. È durato un tempo il match della Acireale per tenerlo in equilibrio, poi ci ha pensato Addessi a siglare un gol fondamentale che porta all'ottavo risultato utile, la terza vittoria consecutiva e soprattutto la quarta esterna stagionale. Invece arriva la prima sconfitta in casa per l'Acireale, sicuramente nelle altre ha vinto 7 volte e un solo pari, quindi era un fortino inespugnabile. Naturalmente De Sanso non ha la bacchetta magica, certamente ha detto sono contento della prova dei ragazzi, sicuramente dovremo lavorare sul campo per raggiungere risultati preziosi. E come vedete l'ACR Messina rimane in vetta alla graduatoria, a più 4 sulla Gelbison con una gara in meno e a più 5 sull'FC Messina che sicuramente ha 2 gare in meno. A proposito di FC Messina, in casa al Franco Scoglio arrivava un avversario ostico che sicuramente un po' sbiadita rispetto all'inizio di stagione, ma la polisportiva Santa Maria del Cilento con tantissime defezioni è arrivata al Franco Scoglio con l'intento di giocare e riportare a casa nel Cilento qualche ottimo punto. Alla fine è finita con un risultato esiguo come avete visto e protagonista ancora una volta Ciccio Lodi al 5° gol in 3 gare. A proposito di FC Messina contro la polisportiva Santa Maria del Cilento, andiamo a gustarci grazie agli amici della Wii Sport i 90 minuti del Franco Scoglio e a seguire poi avremo la possibilità di fare 4 chiacchiere con uno dei protagonisti dell'FC Messina, ovvero con Domenico Marchetti. Buon pomeriggio dallo stadio Franco Scoglio in Messina, è l'alba della 21esima giornata nel campionato di Serie D e il Football Club Messina ospita la polisportiva Santa Maria, formazione allenata da mister Costantino Reduce dal pari per 2-2 contro il Troina. Per quanto riguarda la polisportiva Santa Maria di mister Esposito, nell'ultimo turno è stato segno X in casa contro il Castrovillari. Azzurra per quanto riguarda il Football Club Messina, oggi il giallorosso lo vestono gli ospiti della polisportiva Santa Maria. Dentro per Caballero, prova a muovere il pallone, poi palma ancora all'indietro per Agnelli, cerca il destro Agnelli, alto sopra la traversa, prima occasione pericolosa, caduta in area di rigore non segnata dal direttore di gara Bevis, cerca il destro Bevis, Griego in qualche modo in calcio d'angolo. Attenzione in zona pericolosa il Football Club Messina, Bevis crossa dentro, Caballero riesce a colpire con il tentativo, con l'incornata, trova però Griego, scarica semplicemente su Casella, il cross di Casella, attenzione cade un calciatore del Football Club Messina in aria, nulla per il direttore di gara, era Marchetti, Bevis contro cross per Palma che non riesce però a concludere verso la porta. Sempre Casella che qui salta il diretto avversario Conios, mette per Bianco il cross di Bianco e per poco non ci scappa la deviazione verso la porta di Griego. Termina anche il primo tempo al Franco Scoglio 0-0, poche emozioni tra Football Club Messina e Polisportiva Santa Maria, ci prendiamo una pausa, torniamo per il secondo tempo. Verso l'area di rigore, Lodi, per Palma ancora Lodi, buono il tocco verso Bevis che viene nettamente trattenuto, calcio di rigore netto per il Football Club Messina. Lodi ha già il pallone tra le braccia e lo sistema sul dischetto, si aspetta solo il fischio di Rispoli che arriva adesso. Parte Lodi con il mancino, 1-0 FC Messina, ha segnato Ciccio Lodi che toglie le castagne dal fuoco in una partita difficilissima per la formazione di mister Costantino. Al minuto 52 si sblocca il risultato, ancora sempre Ciccio Lodi. Attenzione però alla polisportiva Santa Maria che adesso cerca la zona offensiva con il cross in zona Maggio che anticipa Marone.
ma mette alto sopra la traversa. Che brivido per il Football Club Messina. In avanti il pallone che arriva ad Arcangelo Ragosta. Il mancino di Ragosta, il pallone che viene messo in mezzo, ricossa Maggio, mancino di Maggio, alto sopra la traversa. Per fortuna del Football Club Messina, questa palla morta rimasta in area di rigore. Cabacero sul pallone, Cabacero per Arena, Arena punta l'area di rigore, ancora Arena, due uomini su lui, Arena fa tutto da solo, Arena la mette dentro per Cabacero e la gran parata di Griego, grande azione. Tra Football Club Messina e Polisportiva Santa Maria, fuori Lodi, per lui 5 gol nelle ultime 3 partite, probabilmente qualche protesta di troppo di Esposito, 5 di recupero. Triplice fischio al Franco Scoglio, il Football Club Messina conquista i 3 punti in una gara tutt'altro che semplice contro la Polisportiva Santa Maria. Alla fine decide il gol al 7° del secondo tempo, ancora del solito Lodi. Abbiamo il piacere di interagire nella nostra rubrica settimanale con il capitano dell'FC Messina, ovvero Domenico Marchetti, lo vedete inquadrato. Buonasera Domenico. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Allora Domenico, l'FC sale sull'otto volante con l'ennesima affermazione al Franco Scoglio, perché sono 8 le vittorie che avete fatto, una sola sconfitta e praticamente non l'avete fatta al Franco Scoglio in casa, ma bensì al Fresina di Sant'Agata di Militello e soprattutto certamente contro il Rotonda, come dicevo. Di rigore ieri contro una delle compagini più frizzanti di questo campionato. Diciamo che urgeva approfittare dello scontro fra AC Reale e ACR e voi ne avete approfittato alla grande. Sì, 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 non era una partita facile perché loro sono una squadra abbastanza organizzata, con dei punti di forza. In effetti si sono messi tutti sotto la linea della palla e non era facile trovare il guizzo giusto. Siamo stati bravi, avere pazienza, e nel secondo tempo abbiamo trovato la palla giusta e l'occasione giusta per passare in vantaggio. Direi che Domenico Marchetti ormai da 2 anni qui a Messina sullo stretto ed è il capitano di questa squadra, diciamo si alterna forse con Giuffrida. Quindi chi meglio di te può farci un po' la fotografia di questa particolare stagione con i problemi di Covid, i cambi tecnici continui e soprattutto una supremazia cittadina che sicuramente è sempre sul filo di lana. Diciamo, se riavvolgiamo il nastro in breve, ci aiuti un po' a capire in base a questi particolari temi che ti ho sottoposto, visto che li hai vissuti in prima persona, qual è il tuo pensiero, ovvero come ho detto, Covid, cambi tecnici continui e naturalmente la supremazia cittadina. Sì, innanzitutto io sono il vice capitano, il capitano è Giuffrida, io sono sempre il vice. Però nello stesso tempo, le dico, 2 anni qui, con una società nata da zero, con un presidente che ama questa città, ama questa squadra, gli piacciono queste sfide. Abbiamo avuto tante difficoltà, ma quando si parte da zero è normale che ci siano delle difficoltà. Tante difficoltà le abbiamo superate alla grande, secondo me, con tanti cambi tecnici o perlomeno tante difficoltà. Siamo stati bravi a superarli tutti assieme, anche con un gruppo veramente forte. Io ne faccio parte da 2 anni e posso dire a tutti che qua non ci sono giocatori, ma ci sono veramente uomini che danno l'anima per questa squadra, danno l'anima per qualsiasi cosa, ma non solo i giocatori, ma lo staff, la dirigenza, i magazzinieri, tutti danno veramente tutto per questa città e per questa squadra e io sono orgoglioso di farne parte. Tu Domenico, ti do del tu, sei un barese di nascita e la tua vita è stata spesa, la tua vita calcistica, sui campi della C e della D, Barletta, Vigor Lamezia e Maceratese in terza serie per citarne alcune, Real Montecchio e Campobasso in D prima dell'FC, ma a 20 anni eri nell'entourage viola, rammarico per non esserci rimasto? No, non c'ho rammarico, secondo me io sono abbastanza realista. Ognuno ha quello che si merita. Sicuramente ho avuto la fortuna di stare nel giro della prima squadra e mi tengo tutta quell'esperienza
per me non sono rammaricato, vuol dire che devo e devo fare ancora tanto se voglio arrivare perlomeno nel calcio che conta. Per adesso ho l'obiettivo di ritornare in C e poi il futuro non so cosa mi riserva. A proposito di ritornare in C, se ti dico Licata in casa domenica e Roccella fuori, ti vengono in mente 6 punti in cascina e vetta della graduatoria agguantata? E poi ti indico una data, un orario e 2 compagini. 21 marzo 2021, ore 14:30, ACR FC. No, adesso pensiamo a Licata, che secondo me è una partita importante. Adesso dobbiamo rincorrere perché sono primi la CR e adesso tocca rincorrere. Nello stesso tempo le dico che dobbiamo stare tranquilli, lavorare, fare le cose per bene e poi alla fine vediamo chi è arrivato davanti. No, Non ti sbilanci allora. non mi posso sbilanciare, ma gli ho detto, io sono abbastanza realista. Per adesso loro c'è una squadra forte, prima in classifica, che bisogna darle merito. E noi adesso dobbiamo recuperare e dobbiamo stare sereni, tranquilli, lavorare, avere fiducia che se uno lavora con determinazione, con dedizione, i risultati arrivano. I risultati arrivano e direi che in questo periodo che veicolerà il mese di marzo giocherete quasi sempre, se non sempre, al Franco Scoglio. E in trasferta però avete fatto 3 vittorie su 10 e tra le altre cose 5 pari che equivalgono, diciamo, a una mezza sconfitta. Ma attualmente avete la miglior difesa e soprattutto, tranne con il San Luca, tu sei stato almeno da ciò che vedevo quasi sempre in campo dal primo minuto. Per lo sbarco in Lega Pro sarà importante secondo te anche il bunker difensivo a fare la differenza? Sì, questo è tra virgolette un primato che ci teniamo stretti perché non subire gol non è che bravo Marchetti Domenico o chi per essi. È una squadra che non vuole perdere, che vuole ottenere sempre il risultato, si corre per 90 minuti e questo è un merito di tutta la squadra, non è merito mio. Io ne faccio parte della difesa come portiere. Però l'importante è che questa squadra ha in mente l'obiettivo, quello che a me mi interessa, e che non molla mai, che ha pazienza come abbiamo avuto domenica per portare il risultato a casa e per vedere una squadra matura, questo che mi interessa. Allora, come hai detto tu, si pensa una partita alla volta e quindi ancora c'è tempo per pensare al derby del 21 marzo. Ma a tuo avviso l'arrivo di Cicciolodi, che in 3 giornate è stato già determinante, potrebbe essere la ciliegina sulla torta ad una squadra già coesa e che vi potrebbe portare ad inizio estate proprio a sbarcare in Lega Pro? Sì, Cicciolodi ha aumentato il tasso tecnico della squadra, già forte che era. Sicuramente è un giocatore importante, ma non lo dico io, ma lo dicono i numeri, perché il calcio è fatto di numeri. È un giocatore forte, si è calato subito nella situazione perché non è semplice, un giocatore che ha giocato ad alti livelli, non ad alti livelli in C, ad alti livelli in Serie A, calarsi in questa situazione, in questa parte. A Messina non è semplice, e lui è bravo perché è un giocatore molto intelligente che dà una mano a tutti e noi siamo orgogliosi di avere un giocatore forte come lui. Grazie Domenico. Allora, abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione. Io ringrazio te, ringrazio tutto l'entourage dell'FC Messina e la speranza è di vedervi sempre in campo con la possibilità di poter alla fine sbaragliare la concorrenza. Per noi siciliani, giustamente, o FC o ACR non è un problema, a maggior ragione che siamo messinesi, naturalmente, in questa occasione che vinca magari l'FC.
Abbastanza esaustivo il capitano, o quantomeno il capitano in coabitazione con Giuffrida dell'FC Messina, sicuramente molto realista il calciatore barese di nascita e certamente si lotterà fino alla fine e crediamo che sicuramente sarà una lotta serrata fino ad inizio estate. Andiamo in pubblicità e poi torneremo con il resto del programma della 21esima giornata del campionato di Serie D, Girone I. Thank you.